Uè, guaglioni! Anche quest'anno, a fine anno appunto, mi sembra giusto fare un filmato in cui racchiudo un po' i giochi migliori e peggiori a cui ho giocato. Quest'anno non ho giocato a chissà quanti videogiochi e infatti la lista non è più da 10 migliori e 5 peggiori. Ce ne sono 7 fra i migliori e ne ho messi, se non sbaglio, 3 o 4 fra i peggiori. L'anno scorso c'erano davvero dei giochi orripilanti. Quest'anno invece, dai, è andato un po' meglio. O forse ho avuto la fortuna di non giocare il peggio del peggio. E quindi ho messo alcuni videogiochi che magari sono mediocri al massimo, o nemmeno, magari non sono nemmeno brutti. Però mi hanno un po' deluso, ecco, tutto qui. Questo video è completamente free flow, nel senso metterò tutti i miei pensieri senza nessuno script. Quindi giudicatelo da questo punto di vista. Inoltre, visto che appunto non ho più il tempo che avevo una volta, è semplicemente un video con una lista di videogiochi, non è niente di particolare. Però vabbè, piuttosto che non far niente, ho preferito fare qualcosina così, giusto per condividere i miei pensieri. Quindi iniziamo con i videogiochi che non mi sono piaciuti. Allora, i giochi che non mi sono Allora, i giochi che non mi sono piaciuti quest'anno sono stati 4. Al quarto posto io ho messo Resident Evil Village. Come ho detto, non è un brutto gioco, anzi, mi sono anche divertito. È un gioco divertente. Ha dei punti di forza, soprattutto il fatto che hanno messo diversi generi di horror nello stesso gioco. C'è una parte più inquietante, molto atmosferica, no? In stile, che ne so, Visage o giochi simili, Amnesia o giochi simili. Ce n'è uno più splatter, ce n'è uno più d'azione. Quindi ci sono diversi tipi di horror nello stesso gioco che secondo me è stata una delle cose più interessanti di Resident Evil Village. Il problema è la storia. È la storia, perché? Spoiler! Se non volete sentire gli spoiler, adesso metterò un qualche filtro sulla mia faccia e quando avrò tolto il filtro saranno finiti gli spoiler. Quindi 3, 2, 1. Non puoi dirmi che il protagonista è un uomo di muffa. Non puoi. No, no, non va bene. Ok, non va bene che mi viene a dire che Ethan era un personaggio orribile, ok, anche nei giochi precedenti era proprio un idiota. Era un idiota. Però non puoi dirmi che il motivo per cui era così stupido era perché è un uomo di muffa. No, dai, no, non va bene. E così, e lì mi è morto proprio il gioco. Nel finale io continuavo a ridere. Uno dei finali più idioti di tutti i tempi di questa serie. Sta di fatto che comunque il gioco è cortino, non è nemmeno tanto lungo. La storia è quella che è, nel senso, soprattutto in Village non ha sto gran peso, per quanto comunque i boss, i personaggi all'interno del gioco non siano male. Il fatto è che è Resident Evil e uno si aspetterebbe un po' più, non dico serietà, perché è sempre stato un po' scemo Resident Evil rispetto a Silent Hill, che è veramente macabro, si prende estremamente sul serio. Resident Evil è stato un po' il cugino cazzone alla fine, no? Però no, no, non puoi fare ciò che ho detto prima. No, non va bene. Non puoi. Ok? Il gioco è bello. E in parte lo consiglio anche, nonostante l'abbia messo fra i miei, quelli che mi sono piaciuti di meno. Perché è divertente comunque, anche forse per il motivo di prima. Però, boh, a me è un po' deluso da questo punto di vista. Quindi, siccome non avevo altri titoli da mettere fra i peggiori, ho messo anche Village. What to do when the bullet is the same, but the kill is always new. Song's over, people, and so is Ramblin' Frank. The rest of you motherfuckers are next. Il prossimo è Deathloop. Ecco, questa già è stata una delusione più seria. Resident Evil mi è piaciuto, Deathloop no. Deathloop non mi è piaciuto. Dopo aver giocato Dishonored 1 e 2, che erano dei giochi che il primo non lo ricordo benissimo perché l'ho giocato anni fa, però il 2 l'ho giocato anche abbastanza recentemente e nonostante il mondo fosse suddiviso a distanze, avevi questa sensazione di libertà, di movimento, no? Per quanto piccolo, sentivi che il mondo era grande, il mondo era esplorabile.
bene. In Deathloop non so perché sembra tutto legnoso, restrittivo, nonostante ci siano dei poteri simili a quelli di Dishonored. Alla fine Deathloop è Dishonored, però nel presente, tra virgolette, perché se non sbaglio è ambientato negli anni 70, 80, non lo so quello che è, però no, è una cosa orribile, l'intelligenza artificiale, la deficienza artificiale. Non dico che negli altri Dishonored, in Dishonored, l'intelligenza artificiale fosse ai livelli di un futuro incredibile, però almeno reagivano alle tue azioni. Adesso in Deathloop, va bene, anche qua c'è una spiegazione per il motivo della loro idiozia, ma non va bene, cioè non puoi dirmi ah sono scemi perché sono scemi, vabbè grazie. Il gameplay non lo so, è molto floaty, non so come descriverlo bene, ma non ha l'impatto che dovrebbe avere. Le abilità le puoi sbloccare durante il gioco, è tipo un po' una specie di Borderlands da questo punto di vista, perché tu droppi abilità e upgrade dai nemici, dai vari nemici, e poi li equipaggi, finita la missione, torni nel lab iniziale e equipaggi questa abilità, queste armi, sblocchi anche armi con diverse rarità, però un'abilità devi sempre averla, e cioè il teletrasporto, che era alla base dei Dishonored, e più te la tieni, una volta sbloccata un'abilità tu ce l'hai, mentre in Deathloop no, in Deathloop devi equipaggiare, hai 3 slot se non sbaglio, però boh, è proprio limitato, ti senti limitato da questo gioco, rispetto a Dishonored 2 ti senti molto limitato sotto tutti i punti di vista. È un peccato perché comunque c'era anche questa modalità PvP, che è tipo le invasioni di Dark Souls. A me è successo 2 volte, perché non ci ho nemmeno giocato tantissimo. Dopo, il gameplay principale è noioso, ti annoi in fretta perché è proprio noioso, non so come mai, non so come sia possibile, è simile a Dishonored, ma Deathloop è noioso, ti rompi le balle subito. Sta di fatto che mi hanno invaso un paio di volte, non ho nemmeno visto da dove sia arrivato questo invasore, sono morto, bam bam bam, sono morto senza avere la possibilità di reagire. Immagino che se uno continua a guardarsi alle spalle magari riesce a vedere arrivare la killer, perché è una donna quella che ti uccide. L'idea è carina, nel senso aggiunge il fattore ansia, diciamo, durante una missione, e forse è quella l'unica cosa che ti tiene engaged, nel senso ti occupa la mente mentre fai le missioni, perché sennò spegni il cervello, bam bam bam, spari, prendi la roba e te ne vai, è proprio noioso, è fatto male. Forse uno dei problemi è proprio l'intelligenza artificiale di cui ho parlato prima, che non esiste, forse per quello che sono così noiose. Quindi no, Deathloop, ma proprio non dico che non possa piacere, perché ho visto anche recensioni positive, però il gioco è scemo, è proprio stupido, rispetto a Dishonored 2 è proprio scemo, 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 è brutto, noioso, per me perlomeno. Quindi io questo non lo consiglio, e addio al prossimo gioco, che è meglio. So, stick to the plan. Put down fire! Allora, Dungeons and Dragons Dark Alliance, un gioco che non aspettavo, avevo visto la pubblicità, il trailer, avevo detto, vabbè, sei tipo Borderlands con le armi all'arma bianca, tipo Godfall, no? Da lì mi dovevano scattare dei campanelli d'allarme. E infatti è bruttino. Vuole essere Vermintide, però è lento. Madonna, quanto è lento. Ci ho giocato solo una volta. Era proprio brutto il gioco. Era proprio brutto. Non riesco nemmeno a ricordarmi bene il perché. So che era lento. Forse uno dei problemi erano le animazioni, che non avevano... Eri loccato nelle animazioni, no? Quindi è per questo che il gioco sembrava pesante. Legnoso e pesante. Perché tu iniziavi un'animazione e eri bloccato in quell'animazione. Però non ricordo bene bene il perché mi avesse fatto schifo. So che non mi è piaciuto proprio per niente. Lo metto al secondo posto perché so che l'ho giocato un giorno e ho detto no, mai più, basta. Quindi probabilmente mi ha fatto proprio schifo. E quindi rip, rest in peace Dungeons and Dragons. Ehi, come ha detto Godfall, Docet, giusto? Quindi ha preso da lui. E al primo posto c'è il fantastico, incredibile Outriders, un altro gioco in stile Borderlands che però fa schifo. A me non è piaciuto per niente, soprattutto l'endgame, perché... Allora, i nemici è stato detto da altre recensioni che sono proprio delle spugne anche in questo caso. Bam bam, tu spari, 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 questi non vanno giù. Soprattutto quelli elite. Ma l'endgame... In teoria, durante la storia, ti crei il tuo personaggio con le tue abilità, no? Con le tue armi...
Il problema è che in endgame funzionano solo certe cose, solo certe abilità, solo certe armi, e quindi sei obbligato a usare quelle, non hai libertà di scelta. Che in un gioco come in stile Outriders la personalizzazione dovrebbe essere il punto focale, no? E invece no, invece in questo caso no, devi fare quello che vuole il meta del gioco, e se non lo fai sei spacciato, perché tu spari, questi non perdono HP, arrivano... ti scorreggiano in faccia e tu muori. Il gameplay non è niente di che, è appunto un Borderlands però peggiore. Non è in terza persona, però è brutto. A me non è piaciuto per niente, per i motivi di prima. La storia è... Madonna la storia, oh mio Dio. Madonna, che schifo la storia. La storia di Outriders non ha senso. Ha personaggi orripilanti, i personaggi peggiori che io abbia mai visto in un videogioco, proprio brutti. Ti stanno sulle palle subito. Fanno subito cose che ti fanno girare i maroni. Non fanno cose insensate, idiote. Una delle difese di Outriders era che era un TPS, però basato sulla storia, no? La storia era una parte importante del gioco. Madonna, se la storia è la parte importante del gioco, 1 su 10, veramente, è proprio brutto. Una delle storie più brutte che abbia mai visto in vita mia. Senza senso, sconnessa da se stessa. Personaggi orribili, nessuno, nemmeno il protagonista riesce a farti piacere. Proprio tutti brutti, sta tutti sulle balle. Quindi sì, un brutto gioco, non compratelo proprio questo, fa proprio schifo. Outriders l'ho messo al primo posto perché mi ha fatto proprio schifo. Non so se con gli update abbiamo messo a posto delle cose, col balancing. Però con gli update puoi mettere a posto il balancing, ma non la storia. Quindi non compratelo. Ah, wow, mi sono dimenticato di un titolo importantissimo. È lo zero, il posto zero, che non avevo segnato sul foglio con... qua ho segnato... vi faccio vedere, guarda. Segnato i titoli. Ops, sto spaccando tutto. Ho segnato i titoli. Non avevo segnato questo però, e cioè New World. Madonna, New World. Avevo comprato per provare la beta. La beta aveva fatto abbastanza schifo, era noiosissimo. A parte il PvP, era carino. Era un po' di... nonostante la lag mostruosa, però c'erano stati momenti divertenti. Il PvE no, il PvE è proprio una delle cose più brutte che abbia visto in un MMORPG. Avevo pensato, vabbò dai, magari la beta lo mettono a posto per l'uscita al gioco, no? Nah. L'ho venduto, mi sono comprato Guilty Gear, se non sbaglio. Però poi mi sono detto, vabbè dai, ho bisogno di un MMORPG nuovo. Me lo sono ricomprato, no? Per l'uscita. Ma è uguale alla beta, fa schifo uguale. È proprio brutto, le missioni sono una palla incredibile. L'esplorazione, io speravo di vedere vari biomi, no? Nel mondo, invece no, tutto uguale. È tutto uguale, anche i mostri che incontri in una zona, li ritrovi in un'altra zona. Il combattimento è legnosissimo. Il PvP sarebbe carino se A, più gente facesse PvP, se tutti facessero PvP, perché era nato come MMORPG PvP, però poi ci ha messo il PvE per qualche motivo e hanno tolto parte del PvP. Adesso tu entri in game e non sei obbligato, non sei flaggato PvP. Per far PvP nel mondo devi flaggarti in una città. Però è una cosa stupida, perché magari non incontri 50 persone che non sono flaggate, dici che palle, ti distrai un attimo e arriva uno di livello 999.000 che ti one shot. Se ci fosse stato il PvP obbligatorio, allora si sarebbe andato in giro anche in gruppi magari, no? Per potersi difendere dai bulletti delle giostre. E invece no, la maggior parte delle persone giocano senza PvP. La cosa che mi stupisce sono quelli che dicono: ah, ma il sound design è bello. Ma come si fa a dire che il sound design è bello? Allora, posso capire per la chat vocale, che secondo me è una cosa che potrebbe stare in più MMORPG, per quanto penso che pesi sui server avere una chat vocale direzionale. Come fai a dire che, ah sì, il punto forte del gioco è il sound design? Madonna, quando senti gli alberi cadere, cioè non hai mai sentito in un altro videogioco un albero cadere, essere tagliato e cadere per l'eco, perché c'è l'eco, no? Hanno detto, ah sì, senti la gente che taglia gli alberi da lontano, madonna, è bellissimo. Ma che stiamo scherzando? L'endgame fa schifo, il PvE, il PvP è sbilanciato, e soprattutto quei problemi che ha alla base New World, e cioè è proprio stato costruito male, perché se tu metti il gioco in finestra e lo muovi col mouse, tu vieni bloccato nello spazio e nel tempo, tu non prendi più danni in game, no? Finché non lasci andare tu non prendi più danni, quindi uno in PvP può piazzarsi su un punto di controllo e iniziare a muovere la finestra.
finestra, no? Così basta, non ha più problemi. Quindi è proprio il gioco è rotto, non è che è brutto, non è solo brutto, è anche rotto. E ciò mi fa preoccupare un po' per Lost Ark, che invece sembra un MMORPG carino in stile action RPG. Però peccato che la parte di marketing sia gestita da Amazon, considerando come cosa hanno fatto e cosa stanno facendo o non facendo a New World. Sono abbastanza preoccupato. Sta di fatto che New World è il New World Killer, perché si è ucciso da solo, quindi ehi, complimenti Amazon Gaming, un altro grande successo. Ah, meno male, passiamo ai giochi che mi sono piaciuti. Come detto, non ho giocato a tantissimi videogame quest'anno, però sono riuscito a trovarne 9 che mi hanno colpito veramente, non solo che mi siano piaciuti, perché, come già detto prima, anche Resident Evil Village alla fine mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto. Però questi veramente mi hanno lasciato qualcosina, o comunque mi sono piaciuti in modo particolare per un motivo o per l'altro. Per questo iniziamo con... Al numero 8 troviamo Getsu Fumaden Undying Moon, e la Konami è tornata, signori, giusto? Giusto. Oh no. Ok, la Konami non sarà tornata, però perlomeno questo gioco è stato fatto bene. È un remake o remaster? Non ho ancora capito la differenza, la so, ma non me la ricordo, ok? Hanno fatto questo gioco, che è un remake, chiamiamolo così, di un vecchio gioco su una console, se non sbaglio Neo Geo o Neo Geo, si voglia dire. L'ha rifatto, è un side-scroller, è un action side-scroller roguelike. O roguelite, perché voi quando morite, nonostante dobbiate tornare all'inizio dei livelli, tenete dei materiali per sbloccare abilità, armi, potenziamenti, cose così. Quindi piano piano voi progredite, non è che dovete tornare completamente da capo. È un ottimo, a livello visivo è stupendo, è proprio questo stile giapponese, no? Dei quadri giapponesi, è veramente bello. Ma non è solo quello, perché io mi aspettavo... L'avevo comprato, se non sbaglio, avevo visto al Summer of Gaming, ho detto proviamolo, magari ci perdo qualche oretta. Invece no, ci ho speso su una ventina di ore, credo, forse di più ormai. È proprio divertente, perché se all'inizio la parte di building del proprio personaggio, del protagonista, non ve lo potete creare, è uno il protagonista, e due se sbloccate anche la ragazza con una missione speciale, sta di fatto che voi iniziate, no? Avete un'arma schifosa, però uccidete nemici, sbloccate delle chest, degli scrigni in cui ci sono nuove armi e potete potenziarvi, no? Sbloccate delle anime con cui potenziarvi. Detto così non si capisce niente, vedendolo in game non si capisce, si capisce anche meno probabilmente di come l'ho spiegato, però se guardate una veloce guida da qualche parte capite che c'è un sistema di upgrading durante un playthrough che è molto carino, è fatto bene, è divertente, è random, sì, è un po' random, perché in base a quello che trovate negli scrigni dovrete adattare il vostro... Volete focussarvi più sui danni melee, più sui danni ranged, più sui danni delle magie. In base a quello che trovate dovete adattarvi, appunto. Ed è questa la cosa carina, perché ogni run è leggermente diversa dalle precedenti. Lo stile è bello, il gameplay è divertente, i boss sono molto belli da vedere e anche abbastanza divertenti. No, sono divertenti, non abbastanza, sono divertenti da combattere. È stato proprio un bel gioco, una sorpresa, mi ha sorpreso Getsu Fumaden Undying Moon. In più, quando lo comprate c'è incluso anche la versione vecchia della Neo Geo. Quindi boh, se volete provarlo, io l'ho provato. Orripilante, non orripilante per i tempi, immagino che non fosse male, però per oggi è abbastanza bruttino. Però è per capire da dove arriva questo Undying Moon. Quindi sì, ehi Konami, avrei fatto altre cazzate, però almeno Undying Moon è un bel gioco, quindi ehi, ve lo consiglio.
Quest'anno ho commesso il pessimo errore di giocare a Doki Doki Literature Club Plus, se non sbaglio, che è la versione nuova. Doki Doki normale non l'ho mai giocato, ho giocato questo Plus e Madonna, la storia è molto bella, la storia è molto bella, per quanto ci siano diversi momenti che ti fa dire forse è meglio se mi chiudo in camera perché non vorrei che entrasse qualcuno e mi vedesse giocare questo gioco. Però ci sono momenti invece in cui dici oh, wow, incredibile. E il finale ti fa esplodere il cervello, molto bello. I personaggi un po' ti ci affezioni, soprattutto se ti fai prendere dalla storia, per quanto siano all'inizio estremamente odiosi, no? Queste vocine, proprio le tipiche tipe giapponesi degli anime, no? Una cosa cringissima. Però piano piano le cose iniziano a cambiare, inizi a farti due domande e inizi ad apprezzare di più tutti i personaggi. È una visual novel, quindi un gameplay vero e proprio non c'è. Potete fare le vostre scelte, non so quanto cambino la storia, un po' la cambia, nel senso cambiano a chi succede cosa. Mi ha colpito molto, l'ho portato tutto in stream, è stato veramente divertente. Mi è piaciuta la storia, mi sono piaciuti i personaggi e costa poco, quindi se volete provarlo è su Steam, la versione Plus. Boh, compratelo, rompete le balle. Happy chaos. Happy? My name. I could be anything you like or nothing at all. But I do exist. A Guilty Gear Strive, il gioco comprato con i soldi ottenuti dal refund di New World, è un bel fighting game. Per quanto mi faccia girare le balle molto parecchio, molto più di Tekken, perché se in Tekken so perché sto perdendo, la maggior parte del tempo in Guilty Gear Strive perdo per una scelta stupida, per un 50-50, però alla fine i 2D sono sempre stati così. Ci sono molte scelte da fare nei fighting game 2D. Sta di fatto che ha dei personaggi molto fighi. La storia non è giocabile, è solo una storia, tipo un film, no? E in più è un film, però le azioni, le parti d'azione non ce ne sono. La maggior parte del tempo è gente che fa bla bla bla, che parla un sacco. Però vabbè, è stata carina perché c'è uno sviluppo delle relazioni fra certi personaggi che vabbè, è stata carina. Però il gioco è divertente. Ti fa girare i maroni, però è anche divertente Guilty Gear nella sua idiozia. I Guilty Gear precedenti erano più complessi, nel senso che c'erano combo più lunghe, c'erano più situazioni da conoscere. Mentre qua, non è facile, perché ci sono ancora situazioni da conoscere. Però perlomeno le combo non sono così lunghe, gli HP, i danni sono più alti. Non è che siano più alti, però siccome le combo sono più corte, fai più danni in meno tempo. Mentre prima, se droppavi una combo, magari facevi la metà dei danni, no? Quindi è più casual, forse, non lo so. Definire un fighting game casual è impossibile, perché uno più forte di te vincerà sempre contro di te, quasi sempre. Anche in Guilty Gear, nonostante sia così basato a volte sulle scelte, sulle scelte che si compiono in certe situazioni, alla fine uno più forte ti batte, quindi casual, fino a un certo punto. Io ci gioco così. Quando non so cosa fare, e quindi in modo casual, effettivamente mi ci diverto. E quindi, se vi piacciono i fighting game, ve lo consiglio. Personaggi fighi, il gameplay è divertente, la storia è carina. Ehi. Al quinto posto c'è Death's Door. Ho fatto la recensione su questo canale, appunto, quindi se volete saperne di più andate a vederla. Però è un bel Metroidvania. No, Metroidvania no, perché non è a scorrimento, è con visuale dall'alto. Però alla fine la progressione nel gioco è quella di un Metroidvania. Dovete battere dei boss, però poi cercare dei nuovi upgrade che vi facciano proseguire nel livello, no? O nella storia. Il gioco è bello, è molto bello, un protagonista magnifico, un corvo. La storia è carina, molto carina. I boss sono divertenti da affrontare, ma anche i nemici normali, girare per il mondo, no? Che è diviso a istanze, anche in questo caso. Però è divertente, anche i nemici normali sono divertenti da uccidere. E in più ti danno anime in stile Dark Souls con cui puoi fare upgrade al tuo personaggio. Le mappe sono piccoline, però allo stesso tempo riescono ad essere un sacco di segreti, proprio un sacco di segreti, tanti. Una volta finito il gioco puoi sbloccare una marea di cose, volendo, armi,
robe facoltative, nel senso c'è tanta roba da scoprire. Quindi, ripeto, c'è la recensione su YouTube. Ehi, andate a vedere quella, che volete a me? See ya! Posto a questo, io non so se voglio dirlo, però già l'avete visto, quindi è inutile. C'è Blood Hunt, ebbene sì, Blood Hunt, regà, Vampire the Masquerade Blood Hunt. I fan di Vampire probabilmente mi odieranno per questa cosa, perché io Vampire the Masquerade non l'ho mai giocato. L'unico Vampire che ho giocato è stato appunto Blood Hunt, che è un genere completamente diverso, non è un RPG, è un Battle Royale, però ha delle cose a suo favore incredibili, a prescindere dal fatto che sia un Vampire, un gioco della saga, diciamo, di Vampire the Masquerade, però mi ricorda un sacco Titanfall. Mi ha ricordato un sacco Titanfall per i movimenti, no? Tu sei un vampiro, a Praga, praticamente si è rotto il patto di sangue, quello che è, non so come funzioni, fra vampiri, sono strani. Si è rotto il patto di sangue e adesso bisogna spararsi, non mi ricordo bene come sia la storia, però è così. Tu puoi esplorare la città a piedi, ed è molto bella la città, è molto bella a vedere, ci sono diverse zone, c'è molta verticalità nel gioco, è proprio bella da esplorare, è proprio bella da vedere. Ci sono diversi negozi in cui tu... alcuni negozi in cui tu puoi entrare e puoi ottenere armi, armature, potenziamenti, però la cosa figa è che puoi arrampicarti sui palazzi, no? E sui tetti. Voi direte: ma dei, ma ne esistono un miliardo di giochi simili. Ma non so perché in questo gioco è fatto veramente bene, è fatto veramente bene. E il movimento mi ricorda un po' Titanfall, perché voi magari state facendo un wall run, poi non è proprio un wall run, strisciano sui muri in un certo senso, si arrampicano, però quando devono andare in laterale è come se strisciassero. Vabbè, sta di fatto che voi magari vi muovete in modo laterale, sparate e poi saltate su una, potete saltare dal muro e andare su un altro muro, nel senso si gioca molto su questo movimento così libero, il che mi è piaciuto un sacco. In compagnia è divertente, in solo è divertente incredibilmente. A me i Battle Royale fanno schifo, questo mi è piaciuto tanto. Sarà che i match durano anche poco, durano un quarto d'ora, forse meno, forse 10 minuti, un quarto d'ora, quello che è. Però è fatto, secondo me è stato fatto veramente bene. Adesso è finita la beta, uscirà, se non sbaglio, a febbraio il gioco, sarà proprio l'uscita, la release. Vedremo che cambi avranno fatto, però io mi ero preso il pass, l'avevo anche finito. All'inizio era impossibile progredire nel pass, nel season pass, poi hanno aumentato anche quello, quindi i developer ascoltano anche la comunità, il che è benissimo, voglio dire. A febbraio, quando uscirà, se volete provarlo, e io lo giocherò quasi sicuramente, quindi se volete su Twitch, quando lo porto su Twitch, ehi, fra l'altro qua Twitch, dov'è? Qua sotto, non lo so. Vabbè, comunque quasi tutte le serie sono su Twitch. Quando porterò Blood Hunt, vorrete giocarci, io ci sarò. E adesso siamo entrati nella grande top 3. I giochi di prima erano un po' presi a caso, proprio per i motivi che ho detto all'inizio, che non ho giocato tantissimi videogiochi quest'anno, ma i primi tre posti sono proprio... anche se avessi giocato 10.000 giochi, avrei messo questi tre ai primi posti. E al terzo posto c'è proprio lui. Maybe it's just a story of a lonely stalker trying to survive in a radioactive hell. Or maybe the point is that it's your story. Waiting for you to be written. Let's see what you're made of. C'è
Chernobylite, anche questo ho fatto una recensione su YouTube e anche su Videogamando. È stata forse una delle mie recensioni più sentite, diciamo, fatte col cuore, perché mi è proprio piaciuto Chernobylite, la storia, i personaggi. È un RPG che però ha un pacing un po' lento, perché ricorda un po' un survival. Voi costruite la vostra base, dalla base si parte per andare a fare missioni stanziate, no? In queste 4-5 mappe, forse 6, in cui potete trovare materiali, missioni secondarie, eventi random. La storia è magnifica. Se non sbaglio è basata sui libri su cui è basato Stalker, quindi è molto simile a Stalker. E poi non c'è questa idea di bene e male, non ci sono buoni e cattivi, sono tutti stronzi alla fine nella storia. Ed è una cosa che mi è piaciuta molto. Ripeto, c'è anche in questo caso la recensione qui, se volete saperne di più andate a vedere quella, io ve lo straconsiglio. Se vi piacciono gli RPG stile, che ne so, Stalker appunto, ma anche Fallout o comunque RPG post apocalittici, io ve lo consiglio perché è stato molto molto bello, per quanto abbia alcune cose che sono un po', le animazioni soprattutto, che sono un po' vecchiotte, però tutto il resto secondo me è stato top tier, quindi ehi, minchia. Al secondo posto, inaspettatamente, non sapevo nemmeno fosse uscito quest'anno su PC, c'è Nioh 2. Madonna, Nioh 2, con tutte le volte che ho detto Borderlands con armi melee, no? Per Godfall, per quello schifo di non Outriders, altro, cos'era? Vabbè, quello che è. Dark Alliance è Nioh 2, il Borderlands con le armi melee, perché, ok, è un Souls-like, nel senso che c'è la difficoltà dei Souls, ed è strutturato come un Souls, nel senso, c'è, per quanto qua ci sia una storia raccontata al modo classico, non dovendo andare a cercare tutti gli oggetti, parlare, è proprio raccontata durante le missioni, o prima e dopo le missioni. Ogni volta che uccidete un nemico ci sarà una pioggia di equipaggiamento proprio, no? Con armi, armature e accessori di diverse rarità, di diversi livelli, statistiche, che hanno bonus diversi, c'è proprio un sacco di roba, forse anche più, è oltre al Borderlands, è forse ancora più complessa la personalizzazione. Nioh 1 era simile, ma aveva un problema di fondo, il protagonista mi faceva assolutamente schifo. Il non poter creare il mio protagonista in un gioco simile per me era stato veramente un turn off, non riuscivo a giocarci. Nioh 2 ha risolto questo problema, infatti il protagonista te lo crei te, puoi fare quello che vuoi, puoi fare la build che vuoi, magia, puoi fare, che ne so, puoi usare il bastone magico, il martellone, c'è un sacco di roba, puoi basarti su, boh, non lo so, insomma, ci sono un sacco di abilità, bonus, statistiche, c'è un sacco di roba, proprio un botto di roba. Il gioco è divertente, i nemici sono difficili, New Game Plus, e così sbloccano nuove rarità delle armi, non mi sembra che sblocchino nuovi boss in questo caso, in Nioh 1 sì, in Nioh 2 non sono sicuro, mi sa di no. Vabbè, è divertente, è lungo, molto lungo il gioco, sarà, io ci ho giocato tipo 200 ore e ho fatto gioco normale, New Game e New Game Plus, quindi sono a 200 ore con un personaggio e sono al New Game Plus, forse Plus Plus. È proprio, ma proprio anche la storia principale, non solo il New Game Plus, sarà almeno, boh, 60 ore di storia, combattimenti pieno di boss, un sacco di boss diversi. Quindi sì, io lo consiglio proprio perché è divertente. Se vi piacciono i Souls-like, giocatelo. Se vi piacciono i giochi di azione, se vi piace Borderlands e volete qualcosa di nuovo, giocatelo. Proprio bello, bello, bello. Ehi, Nioh 2. The
Vabbò, dai. Per quanto sia un'espansione, non potevo non mettere Endwalker al primo posto. È il finale di una saga, più o meno, per quanto continuerà ad andare avanti. Però quella fetta di storia basta, è finita. Era una storia che andava avanti da 10 anni e adesso è finita, quindi è un momento importante. Ma non è solo quello. Il fatto che ero tornato a Final Fantasy XIV con Shadowbringers, era settembre se non sbaglio. Forse non avevo... Avevo giocato New World e avevo detto, madonna che schifo, proviamo un altro MMO RPG, o riproviamo un altro MMORPG, perché avevo già giocato in passato Final Fantasy XIV. Ci sono tornato a giocarci e bam, m'ha preso. Shadowbringers m'ha preso fin da subito. Ma Endwalker è un altro livello. Endwalker è proprio un altro livello di pacing, di animazioni, di tutto. La storia è proprio bella bella. È un'ottima conclusione a un ottimo, non solo MMORPG, ma a un ottimo Final Fantasy proprio. È una bella storia da Final Fantasy. Diciamo che Realm Reborn è una linea piatta e poi nel finale va su a cannone. Le altre espansioni, Heavensward è una bella linea obliqua, nel senso che parte lento però piano piano va sempre più velocemente, diciamo, a livello di storia. Stormblood ha alti e bassi. A me piace tanto Stormblood, io non dico che sia la peggiore espansione, semplicemente è un'espansione che, vabbè, non è a livello di Heavensward e Shadowbringers e nemmeno Endwalker chiaramente. Però a me è piaciuta anche quella. E Shadowbringers invece è come Heavensward, mentre Endwalker parte subito alto e rimane quasi sempre in alto. Non ci sono momenti di noia, non ci sono momenti in cui dici madonna quando è che si va avanti nella storia. Solo a un certo punto, che si va in un altro mondo, chiamiamolo, in un altro mondo, in un altro tempo, lì rallenta un po' la storia, perché comunque vuole introdurre personaggi importanti che c'erano già stati in passato, adesso sono sotto una nuova forma e ti devi dire, ah, questo è questo personaggio, ah, questo qua è quest'altro. Però tutto il resto è molto veloce, eh? Anche quando ci sono i Loporrit, a me mi sono divertito un sacco quando sono arrivati sti lepri spaziali e sono molto divertenti secondo me. E in più non è che rallenta la storia lì, si sta facendo ancora qualcosa di importante. E poi il gioco Final Fantasy XIV è il migliore MMORPG al momento per un motivo, nel senso è proprio divertente. All'inizio è lento, forse anche a causa del fatto che per sbloccare i dungeons di endgame devi farti tutta la storia. Quindi se devi farti a Realm Reborn, io piuttosto che rifarmi a Realm Reborn spendo, quant'è, 15 euro per skipparlo, forse 10 euro per skipparlo. Sta di fatto che non lo rifarei mai, è troppo lungo, è proprio palloso. Però una volta che sei arrivato a livello 50 hai nuove abilità per il tuo personaggio, è anche più divertente da giocare. Devi iniziare, magari inizi a fare dei raid extreme e capisci cos'è l'endgame, come funziona l'endgame di Final Fantasy XIV. Ma anche i dungeon di livello basso sono divertenti comunque, per quanto semplici. I dungeon sono sempre semplici, anche quelli di livello 90, così, però tutti gli altri sono sempre semplici, non ci sono meccaniche particolari, non c'è bisogno di coordinazione col gruppo. Però l'endgame è tutta un'altra cosa, è proprio divertente da giocare, impegnativo e divertente, richiede tempo chiaramente. Però al contrario di quello che la gente pensa su Final Fantasy XIV o sugli MMORPG in generale, forse perché altri MMORPG ti spingono a continuare a giocarli, a dover continuare a giocarli solo perché ci sono meccaniche per cui magari c'è la paura di perdere delle cose, no? Fear of missing out. Mentre Final Fantasy XIV è gestito in modo che, ok, tu vuoi prenderti una pausa? Buona, lasci il gioco, ritorni 2 mesi dopo, no? Perché magari ti sei giocato qualcos'altro nel frattempo e non hai problemi a recuperare gli altri. Magari gli altri nella tua gilda, no? Nella tua free company sono andati avanti nel frattempo, però non hai chissà quali problemi a recuperarli. Ti fai qualche raid qui e là, magari ti danno una mano, però magari è uscita un'espansione nuova, fai ancora più in fretta a recuperarli, perché ci sono meccaniche che aiutano. Quindi è più semplice ottenere materiali per sbloccare equipaggiamento di livello alto e quindi star tutti sullo stesso livello. Ciò non vuol dire che l'equipaggiamento di livello più alto sia facile da prendere, quello è proprio per i più forti. Lì veramente sono pochi quelli che riescono a fare i raid ultimate, probabilmente. E a me Final Fantasy XIV ha ripreso proprio stasera, che stasera è il 30, non so quando pubblicherò questo video. È il 30, oggi, o l'ho fatto oggi il video come l'anno scorso, fino all'ultimo ho aspettato. Stasera faremo dei raid extreme di livello relativamente basso, vediamo come va. Se giocate a un MMORPG in attesa del prossimo, io adesso vabbè sto aspettando Lost Ark. Final Fantasy XIV è ancora il migliore, è e sarà ancora il migliore secondo me, perché è una storia stupenda. Se si riesce a farsi prendere dalla storia è bellissima, il gameplay è divertente, per quanto sia un MMORPG vecchio, ha 10 anni ormai, però il gameplay, per quanto sia, le meccaniche siano
vecchiotte riesce a essere ancora divertente, molto divertente e impegnativo soprattutto. La parte sociale è fatta veramente bene, state attenti all'IMSA l'OMISA, che la gente inizia a tocchinarvi, a dirvi «Ah, mi piace il tuo costume!» e cose così, cose strane. Sono doppi sensi strani quelli. Io ve lo consiglio, se cercate le MMORPG che della vita, che però non vi prenda la vita, vi lasci il vostro tempo, allora giocate Final Fantasy XIV, perché merita tanto tanto tanto. Endwalker è probabilmente l'espansione più bella di sempre e ha reso la storia di Final Fantasy XIV una delle migliori storie di Final Fantasy di sempre. E buono, eccoci qui, abbiamo finito anche quest'anno. Quest'anno ho fatto un video veloce, come detto non ho più tempo, sono un uomo impegnato ormai, devo andare a tagliare gli alberi, devo andare a da mangiare, non in real life, in game, in Final Fantasy XIV. No, però col lavoro non ho proprio tempo ormai. Volevo fare un video di fine anno, l'ho fatto così al volo, spero che non fosse troppo orripilante, spero che magari abbiate trovato dei giochi che tipo, che ne so, Getsu Fumaden, non so in quanti lo conoscono. Anche, che ne so, Chernobylite non penso sia famosissimo, anche Death's Door già di più. Spero che vi sia tornato un po' utile questo video. Non era particolarmente divertente come gli altri anni, però ehi, era al volo, non rompete i maroni. Ci vediamo l'anno prossimo, immagino. Ehi, immagino di sì. Vi ricordo che sono su Twitch quasi tutte le sere. Adesso che ho finito la storia di Final Fantasy di Endwalker, farò... vedremo come organizzare le serate, magari farò una serata Final Fantasy, una Tekken e una libera in cui magari edito qualche video. Quindi ci vediamo su Twitch, chi vuole lasciatemi un subscribe magari che mi aiuta, regà, siamo quasi 100, è un anno che sono a 97 persone, dai ne mancano 3, riusciamo ad arrivare a 100 quest'anno, riusciamo ad arrivare a 1000 quest'anno, che 100, che state a dire? Caduta una vite sulla ciabatta, si sta smontando ancora lo stick, colpa di Guilty Gear, me l'ha fatto prendere troppo a pugni. Vabbò, comunque ci vediamo l'anno prossimo, dai, see ya.